Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al Covo di Weavile. Io sono Stefano e come promesso ecco un bel video sul nuovo Mewtwo V Union Control di Sander Wojcik. E ti stai chiedendo come mai abbia detto come promesso all'inizio di questo video? È perché in questi giorni ho girato un video breve in cui dicevo che avrei voluto fare questo video, ma volevo sapere cosa ne pensavate. Questo video l'ho caricato come short, come reel e come TikTok. Ebbene sì ragazzi, adesso passiamo al video, però colgo l'occasione per dirvi che ho aperto un canale TikTok. Seguitemi lì perché carico anche dei video che non metto qui su YouTube. Ma veniamo a noi. Il mazzo che vediamo oggi è l'ultimo mazzo di Sander Wojcik, con cui è arrivato in top 8 al regionale di Stoccarda di pochi giorni fa. Noi con questo mazzo non pescheremo carte premio, ma faremo in modo che il nostro avversario finirà le carte del suo mazzo e di conseguenza perda la partita. Il mazzo come al solito ve lo spiego alla fine, adesso ci guardiamo una partita, ve lo dico già, è una sola partita, le partite sono abbastanza lunghe con questo mazzo, ma prima un paio di consigli. Se vi servono codici per recuperare le carte da giocare online, potete acquistarli su Bybit Geocodes e avrete anche uno sconto del 5% se scrivete Weaver al momento dell'acquisto. E se volete iniziare a prenotare i prodotti per la nuova espansione Pokémon in uscita a gennaio, potete scrivere su Instagram al mio amico Ricard Square, che è un negozio che fa ottimi prezzi, super affidabile, ve lo consiglio tantissimo. Motore intero. Ragazzi, scusatemi se berrò durante questo video, ma ho ancora un po' di mal di gola, quindi ho bisogno di idratarmi. Farò un po' come Ritmo dal Fiori oggi. Ok, Palkia. Scarpette. Ok. Bene, che fo... Sensazionale. Va bene. Prendiamo un cristallo di bruma con cui possiamo iniziare a prendere un Ralts. Controlliamo un attimo le carte che abbiamo nel mazzo. Allora, contro Palkia il matchup è molto semplice. Allora, non vedo mana fin tanto. Ah no, eccolo lì, perfetto. Abbiamo due pezzi nei premi? E questo non va bene. Cosa? Due Palpad, la Candy c'è anche Gengar, ma comunque questi non servono. Ok, molto male, energia psico. Ok, ne manca una. Molto male, davvero molto male. Allora, direi Quick Ball sul ventaglio, che non dovrebbe servire. Prendiamo uno Snorlax per dopo. E Bruno. Potevo prendere un'energia e mandare Snorlax, ma preferisco avere giù... Ecco, volevo iniziare a settare un po' i Kirlia. Ci penserò al prossimo turno. Ho pescato una Nia, per fortuna. Però non va bene sta roba. Il discorso qual è? Una volta che io in gioco Mewtwo, Palkia praticamente non riuscirà mai a fare 200 danni per fare il KO. Quindi sarà molto semplice. Perché Palkia fa 180 danni a panchina piena e se non ho nessuno in panchina ho 200 punti salute. Oltretutto ho la V-Guard per pararmi di 30 nel caso dovesse giocare anche una cintura scelta. Quindi devo soltanto riuscire a settare Mewtwo concedendogli al massimo 5 premi e ho vinto la partita. Ce la faremo? Allora, se non avessi Mewtwo nei premi sarei molto ottimista. Avendo Mewtwo nei premi sinceramente lo sono un pochino di meno. Intanto una prima Nia va benissimo, che magari se mi va anche bene riesco anche a trovare già due pezzi fin da subito. Magari non ne trovo neanche uno. Lui intanto fa quello che normalmente fa sempre Palkia. Non ha segnato energie il turno prima. Non so se adesso vuole già usare il potere di Palkia per attaccare con Inteleon, oppure se vuole aspettare un turno per non sprecarlo solo per due energie. A meno che non riesca a scartarne anche due o tre. Greninja con un'energia nei scarti, quindi arriviamo a due. Ecco, naturalmente se dovesse attaccare di Greninja adesso sarebbe una cosa molto brutta per me. Però io devo dare priorità a settare il campo e lui va in gioco pochissima roba, quindi sicuramente c'è il rischio che lui ora esca di Greninja. Mi auguro che non ci riesca. Se dovesse farlo non potrebbe comunque fare due Greninja di fila, quindi sì, mi metterebbe sicuramente sotto pressione.
Però non è che perderei la partita per questa cosa, ecco. Gli basta un retino, eh. Cioè, per il resto... ha già tutto. L'avversario sta giocando un po' lentamente e non è una cosa saggia quando sei contro un mazzo control, perché già ho la sensazione... Ah! Ok, questo era tutto fuorché aspettato. Allora, io vorrei tanto usare Nia adesso, ma se uso Nia... cosa rimetto nei premi? La Candy basta, di certo non metto il blocco amici, quindi tanto vale iniziare a scartare la Candy e vedere qualche carta in più. Quanto vorrei prendere Manaphy? E non posso mica scartare il blocco amici, cioè sì in realtà posso perché ho l'altro. Dai, è una mossa rischiosa però... perché la Velox Ball è importante adesso per Manaphy. Ok, cominciano ad arrivare carte meno importanti. Snorlax sicuramente vorrà usarlo. A questo punto direi che posso davvero usare Nia. Io non mi ricordo mai come funziona questa cosa perché le metto in orizzontale. Quindi 1, 2, 3 sarebbero le verticali. Speriamo non far cavolate. Dai, forza. 1, 2... quanto sono forte! Quanto sono forte! No, ragazzi, questa cosa è... cioè... raga, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? Oh! Sono fortunato perché l'ho trovato entrambe o sono sfortunato perché due erano nei premi? Vedete voi. Adesso vediamo di scartare quest'altra, di trovare anche l'altra, così capace che metto in gioco Mewtwo V Union all'inizio partita di questo passo. Che buona questa tisana, mamma mia. Ci ho messo un sacco di miele, bella rilassante per la gola. L'avversario ha top deckato il retino. Ormai sì, fai pure quello che devi fare, perché io sono felice. Tra l'altro ho questo retino che è ottimo per Manaphy, ho anche la Quick Ball per un altro Snorlax. Trombetta Yell? No, beh, la userò dopo, però non è malaccio neanche adesso. Allora cominciamo a scartare questo Mewtwo, e ce ne manca uno solo. Forza. Per un attimo ho pensato che l'avrei pescato. Allora, direi che scartiamo, sfoltiamo un pochettino. Non so se può aver senso pensare di settare i gastri, secondo me no. Un altro Ralts l'ho messo nei premi, quindi tanto vale prendere Kirlia per scartarlo. Ah, però come faccio a fare Snorlax se... se prendo carte in più, in effetti. Vabbè, fa niente. Adesso comunque facciamo così. Scartiamo Calyrex che non serve. Level Ball, non credo ci fosse più nulla. Allora sicuramente faccio così, anche solo per il fatto che non vuole farmi mettere KO Manaphy. Potrei usare Selina. Non ho Ultra Ball, quindi non posso neanche andare a prendere quella per settarmi il turno dopo. Pescherei una sola carta. A sto punto usiamo una Level Ball a vuoto. Sì, no, Gastly non ha proprio senso andarselo a prendere adesso. Ma la trombetta la userei anche, in realtà. Al limite la recupero in un altro momento. Dai, usiamola. Selina, forza. Ecco. Così abbiamo un blocco amici buttato e una Selina di scarti. Però comunque le risorse ci sono ancora. Dai, pesco tre carte. Però va benissimo. Attenzione, Ultra Ball. Ci siamo.
Perula. Io negli scarti ho solamente un'energia psico, quindi prima di uscire di Mewtwo ne voglio avere almeno un'altra. No, non almeno, un'altra. Vediamo se adesso prova a switchare oppure se la rischia. Perché l'idea è assegnare l'energia a V-Guard. Attenzione, attenzione, arriva la fune di fuga. E io quasi quasi ti mando Manaphy. Perché poi non mi servirà più. Oppure ti mando Kirlia. Ah, ti mando Manaphy forse. Ma mando Kirlia. Mandiamo Kirlia, dai. Non permettiamogli di fare due premi per volta. Perché ok che Greninja forse non lo carica più. Però comunque... non mi va. Qui tra l'altro non sta neanche riempiendo la panchina. Non so se magari perché teme che io sia uno di quei mazzi control che vuole fare boss e bloccare i Pokémon davanti, però... non è così. Non è decisamente così. Anzi, se non riempie la panchina vuol dire che fa pochi danni. E se io non devo curarmi tutti i turni, posso anche passare all'attacco. Che non è malaccio come cosa. Allora mandiamo Snorlax, che nel peggiore dei casi faccio un altro turno col suo attacco. Allora, Ultra Ball. Level Ball in realtà credo di non avere più nulla, perché c'era questo Gastly e basta. Quindi non facciamoci fregare. Ultra Ball, scartiamo questi due Pokémon che non dovrebbero più servire. E prendiamo l'ultimo pezzo di Mewtwo. Energie psico ci sono. Voglio usare Selina prima per pescare delle carte nello specifico. Tipo un cristallo, sì. Decisamente sì. Selina, forza! Ok. Ho l'altro blocco Migi nel mazzo, l'ho visto prima, quindi io prendo un cristallo di bruma. Ah, mi sono dimenticato che in realtà non avevo in gioco l'altro Kirlia, quindi prendere questa energia psico in realtà non serve a niente. È vero. Level possiamo usarla a vuoto. Sì, vabbè, la tengo per dopo. Non ho nessuna fretta, posso tranquillamente concedere un altro premio. Perché se no adesso vorrebbe dire assegnare una sola energia. Beh, in realtà, ma no, dai, mi prendo un altro turno. Mi prendo senza problemi un altro turno. L'energia psico in realtà posso anche prenderla e assegnarla da qualche parte. Ma sì. Tanto poi uso retino e si scarta. Così una carta in meno in mano. Pesco tre carte, va bene. Secondo me... allora, io so, ragazzi, io vi dico. La regola vuole che tu usi l'attacco di Mewtwo con le due energie negli scarti. Così il turno dopo, a segno della mano, ne hai quattro. Metti che io avessi fatto l'attacco, restavo con due energie. E non trovavo la terza energia psico. Ok che avevo il cristallo di bruma in mano, ma poteva farmi Marni lui. Rischiavo che mi danneggiava e che non sarei riuscito poi a curarmi. Quindi la priorità... e assicurarsi di poter curare Mewtwo dopo che attacchi. Quindi non c'è fretta. Mio avversario deve pescare ancora 4 premi. Quindi ora se ne pesca uno, bello tranquillo. Io poi setto Mewtwo, scarto l'energia psico, assegno V-Guard, attacco. Posso anche riprendere in mano sia Manaphy sia Kirlia. Resto con mono Mewtwo in gioco. Il mio avversario non fa niente, perché si ritrova a fare un massimo di 180 danni a turno. 60 più 20 per il Pokémon in panchina. 160 volevo dire. 190 con la cintura scelta, che diventano 160 perché la V-Guard. Non fa niente. Non può neanche mettere danni con Inteleon perché Mewtwo previene gli effetti. No, aspetta, ho un vuoto. Infatti, effetti degli attacchi. Mi confondo sempre perché ci sono queste abilità che a volte sono per gli attacchi, a volte per l'abilità. Niente, può mettere danni all'Inteleon, ma chi se ne frega. E va bene ragazzi, credo sia arrivato il momento di far capire al mio avversario chi vincerà questa partita.
Allora, scarpette. No, non mi serve più. Ok, Gardevoir, carino. Kirlia, scarto energia psico. È il momento. È il momento. Gioca. Boom! Guardate che meraviglia, che Pokémon stupendo. Energia difesa V. Riprendo in mano Manaphy. E metto attivo Mewtwo. Poi rimischiamo subito nel mazzo due Selina. Che sennò perdo Ridekout. Perché adesso c'è... Sì, ho vinto, però non devo fare cavolate. Poi a questo punto non vedo perché non evolvere Kirlia in Gardevoir. Non so se queste carte qua ha senso giocarle adesso o se sono sprecate. Posso guardare le prime due carte nel mazzo, assegnare l'energia e pescare le altre. Beh, peschiamo due carte. Ok, ho pescato due carte. Va bene. Prima nei premi ho messo tre carte assolutamente inutili, quindi usiamo Nia per vedere se negli altri tre premi ci sono carte che possono servire. È vero che mancava l'energia psico, che abbiamo visto che non ho solo tre all'inizio della partita. Queste sono carte che non mi serviranno più. Quindi ho recuperato l'energia, che va benissimo. E... basta. Ah, posso riprendere in mano Gardevoir per subire meno danni nel caso, ma sinceramente anche no, non serve. Aumento unione. Asseno due energie psico. A me ne bastano tre, quindi ne gioco quattro per sicurezza. E basta. Ok, adesso inizia la fase in cui bisogna ripetere all'infinito lo stesso modo di giocare. Attenzione, attenzione, il mio avversario ha una tech. Si infligge dei danni, mi paralizza e in questo modo mi impedisce di curarmi. Quindi posso andare a pensare di settare un Ghastly se voglio. Dovrei avere il tempo materiale di farlo. Vediamo se questa cosa può darmi fastidio oppure no. Intanto non posso settarlo in questo turno. Quindi posso comodamente andare a prendere un Ghastly. Gengar è nel mazzo. Con una Selina posso recuperare Ghastly e Candy oppure una delle due. Quindi vediamo. L'avversario assegna a questo Palkia. Vediamo, non ho mai sfidato Articuno, anche perché è una novità di questo weekend, quindi vediamo se può andare a turbare un pochettino quello che ho in mente di fare. Si è preso un Battle V-Pass con Drizzo, vuol dire proprio che ha in mano tutto quello che gli serve. Ora lo va a scartare. Lui fa 70 danni, si infligge 50 danni e mi paralizza. Grazie allo spuntino di emergenza, dovrebbe chiamarsi così in italiano, può arrivare effettivamente a farmi tanti danni senza mai andare KO. Ok, siamo 200 danni precisi. Ho pescato Selina e la uso subito. Testa e croce. Cominciamo con Ghastly. Pesco queste carte. Vado a giocare Ghastly. Poi posso assegnare un'altra energia? Può aver senso? Serve qualcosa? In realtà no. Voglio proteggermi dalle sue eventuali marni e quindi usare carte che sono che non mi servono a niente. Io nel mazzo ho Selina, Gengar, in realtà pure Zarina non è mica male in questo matchup. Magari voglio sfoltire per settare il prossimo turno. Direi che la voglio aggiungere alla mia mano e come. Ok. Ho l'Ultra Ball per Gengar. Se il prossimo turno con Selina trovo la Candy, sono a posto. Penso che Gardevoir non mi serva più. E questi non sono danni che ho voglia di subire. Cioè, questi 20 danni in più. Direi che uso anche Quick Ball, scartando questa carta che non mi serve. Zarina quantomeno lo aggiungo alla mano. Ok, devo stare attento perché ho entrambi i blocchi amici negli scarti.
Quindi prossimo turno la priorità va data a quelli. Ok, facciamo così. In ogni caso, il mio avversario non ha segnato l'Articuno, quindi penso che questo turno non riuscirà ad usarlo. Sì. Allora, forse per giocare in maniera ancora più safe, il turno prima, anziché prendere Gastri, avrei dovuto prendere il blocco Amici. Perché se ora dovessi fare doppia croce con Selina, avrei perso la partita. Anche se credo che sia un rischio che a volte devi correre con questo mazzo, perché ricordo che in stream anche Sander a un certo punto era in una situazione molto simile a questa. Quindi mi viene il dubbio che ogni tanto... cioè, non credo sia corretta come cosa, però può darsi. Ho fatto testa, quindi non è il problema, non si pone adesso. Il mio avversario non ha ancora segnato energia. Quindi perfetto. Con le scarpe da trekking io pesco il blocco Amici e rimischio due Selina. Allora, giocare Tsarina per togliere 20 danni significa fargliene fare 30 in più il turno dopo, quindi non serve assolutamente a niente. Quindi mi limiterò a curarmi di questi danni. Nel momento in cui lui sceglie di mettere KO questo Ghastly, io posso attaccare. E attaccare significa o 160 danni in panchina, tipo su questo Articuno, o 300 al palchio attivo. Io avrei bisogno di fare una doppia testa con Selina al prossimo turno e prendere Candy e blocco Amici. Faccio così, una meraviglia. Qualche danno extra in più che dà un po' di fastidio. I retini l'ho finiti, giusto? Mi sembra che fossero tutti e tre andati, esatto. Ok. Ok. Scartiamo queste carte. Non riuscirò a usare Selina in questo turno perché ho fatto male i calcoli. Cioè, potevo pescarla, avevo una possibilità di 1 su 2, però forse era meglio sfoltire prima il mazzo per avere la certezza di pescarla. Vabbè, non è il massimo, avrei dovuto forse pensarci prima, ma fa niente. Super rigenerazione. Finché andiamo avanti così, a me mi fa gioco questa giocata, perché comunque io vinco quando lui finisce le carte nel mazzo. Io le carte non le finisco e lui sì. Mi chiedo perché non arrivino energie su quell'Articuno. Sono 4 energie, 2 qua, 2 negli scarti, ne ha ancora 3. Non ci credo che ne ha 3 nel mazzo. Ok, ancora nessuna novità in questo turno. Tutto tempo in più che io ho a disposizione per fare la mia strategia. Dai! Ma no, questa non ci voleva proprio. Questa non ci voleva proprio. Tenete l'occhio al tempo, naturalmente, perché a giocare questo mazzo si rischia di perdere di tempo. Anche se magari alla fine avresti vinto la partita, si rischia. Giocherà una Marnie il mio avversario? Sto pensando, sicuramente a Petra, ma contro di me non serve. La mono Marnie di solito non si vede in palchia. Retino. Pesoball, chi vai a cercare? Il secondo palchia? Stai giocando la lista di Magnus Pedersen? Che giocava solo 2 palchia e ha fatto top 4 in questo stesso torneo in cui c'è stato questo mazzo. Quickball, scartando l'altro Articuno. Più che bene. Se io dovessi rifare doppia croce, attenzione,
Beh, ma non lo carichi più, dai. Devi mettergli 4 energie. Non gliene metti più 4 energie. Non farmi spaventare. Allora, se faccio doppia croce adesso, ho perso. Però vuol dire fare 4 croci di fila, quindi non dovrebbe succedere, no? Sì, però... cioè, va bene. Io vorrei fare due teste ogni tanto. Una volta su 4 si fanno due teste, statisticamente. Io ho bisogno di fare due teste, prima o poi. Ascolta, avversario, tu non carichi più 4 energie. Non ce l'hai neanche altre 4 energie. Oh, mamma mia. 2, 4, 6. Potrebbe avercele. Ecco, questo è un problema. Ma io ho fiammetta. E questa cosa è fortissima, perché lui l'energia ce l'ha veramente misurate. Ragazzi, che ansia. Ti prego, doppia testa, ti prego. No, il cortile. E io ho appena usato fiammetta. Ma perché gioca Drapion, il casino è Drapion. Drapion è uno dei pochi punti deboli di questo mazzo. E la cosa funziona perché al momento quasi nessuno gioca Drapion. O comunque chi lo gioca non può caricarlo con l'energia. Dai. Oh, doppia testa. Allora, blocco amici. E io ti direi quasi quasi doppio blocco amici di questo passo. No, blocco amici e fiammetta direttamente. Oppure la candy. E qui il tempo sta per scadere. In teoria blocco amici e fiammetta, mi vanno bene abbastanza entrambi. Naturalmente lui potrebbe avere Melania, però le nuove liste giocano solamente la Burno. Ok, fin qua ci siamo. Però un'energia acqua ce l'ha sicuramente in mano, quindi... Raga, ho un brutto presentimento. Credo che questo Drapion qua, che è uno dei pochissimi punti deboli di questo mazzo, alla fine mi farà perdere. E lui fa 380. Ma chi ne gioca Drapion in palchia? Non lo gioca nessuno. No, raga, ho perso. Ho perso. Ho perso, era tecciato questo qua, era tecciato, c'ha una lista di palchi assurda. Forse Magnus lo giocava Drapion, ora che ci penso forse ce l'ha. Guarda che lo sta mandando. Eh sì, certo, ritira, lo riprende. Cavoli. E beh, ma giocava Drapion, dai, non lo gioca nessuno palchi. Non gioca nessuno Drapion in palchi, su. Non è... che è lui che gioca Drapion. Chi gioca Drapion non ha l'energia per caricarlo. Ho beccato il counter. No, che brutto quando si spacca. GG, bella partita. Oggettivamente una bella partita. E adesso guardiamo un attimo come funziona questo mazzo. Anche se secondo me, bene o male, l'avete capito. Mewtwo V Unione. Allora, ci interessa principalmente per l'attacco Super Rigenerazione. Questo attacco gli permette di curarsi di 200 danni. Solitamente i Pokémon forti di adesso fanno circa questi danni qua, bene o male. Cioè è difficile che riescano a farli di più per tanto tempo nella partita. Quindi noi piazziamo Mewtwo in gioco e andiamo avanti a stallare fino a quando il nostro avversario poi non pesca più carte dal mazzo, perché ha finito il mazzo e quindi ha perso la partita.
Come facciamo ad arrivare a questa situazione? Abbiamo un motore basato su Ralts e su Kirlia. Kirlia è quell'abilità che conosciamo già da un sacco di tempo. Zorark GX, Cincino, Lipard. Scarta una carta dalla mano e pesca due carte. Molto forte. Vediamo anche un Gardevoir che ci permette di guardare prima due carte del mazzo, assegnare l'energia che troviamo e prendere le altre carte in mano. Il turno in cui evolviamo Kirlia e Gardevoir è come se essenzialmente stessimo utilizzando due poteri di Kirlia, quindi peschiamo quattro carte. L'idea è questa. Altre cose interessanti in questa lista, naturalmente Gengar. Gengar ci permette di spostare i segnalini danno dai Pokémon Psico che abbiamo in campo l'un l'altro. Quindi solamente tra Pokémon Psico, quindi non sugli altri Pokémon. L'idea qual è che è? Che non sempre Mewtwo avrà 200 danni al massimo su di sé. Quei danni extra li spostiamo o su Gengar o su Gardevoir che ha 140 punti salute, oppure su Kirlia o su altri Pokémon Psico, e poi utilizziamo il retino di recupero, riprendiamo in mano quei Pokémon e di conseguenza togliamo i danni dal campo. E questa è una cosa molto forte. È un po' la novità di questo mazzo, oltre al motore Gardevoir. Che altri attacchi ha Mewtwo? Mewtwo, allora, quando lo mettiamo in gioco, che lo settiamo quando abbiamo tutti e quattro i pezzi di Mewtwo negli scarti, usiamo l'attacco Aumento Unione con cui assegniamo due energie psico dagli scarti. E così siamo già pronti per attaccare il turno dopo. L'attacco Psico Esplosione ci fa sparpagliare 16 segnali di danno sui Pokémon del nostro avversario. Allora, tendenzialmente questo attacco non lo usiamo perché usiamo sempre l'attacco per curarci. Però ogni tanto invece usiamo anche questo. E lo stesso discorso, identico, vale per Incenerimento Finale, che con 4 energie fa 300 danni, che sono tantissimi. L'abilità dice che previene gli effetti degli attacchi, quindi se arriva Yveltal, che usa l'attacco Distruzione Policromo, mi sembra che si chiami, aspetta, controlliamo, comunque intendo questo Yveltal qua, esatto, Distruzione Policroma, che dice Pokémon attivo del tuo avversario viene messo KO, no, Mewtwo non viene messo KO, perché ha l'abilità che glielo impedisce. Abbiamo poi Pyukumuku, che ci permette di pescare una carta e poi lo mettiamo in fondo al mazzo. È un bel modo per pescare continuamente le carte che ci servono, con Selina soprattutto. Abbiamo anche Calyrex, Cavaliere Spettrale V, che con il primo attacco fa 10 danni e non fa giocare carte energie speciali o stadio al nostro avversario. Questa carta è fortissima contro Mew VMAX, non la versione che usa Elisa Sparkle per segnare l'energia dal mazzo, ma la versione che gioca solamente le 4 energie doppie, quello che gioca solamente con le 4 energie doppie. Perché in quel caso Mew non può mai assegnare energie. Noi possiamo andare avanti tutta la partita a fare sempre questo attacco, pescheremo anche dei premi a un certo punto, il nostro avversario non potrà mai attaccare. Fortissimo. Qual è il motore di questo mazzo? Kirlia, abbiamo visto, ma all'inizio Snorlax. Noi peschiamo fino ad avere 7 carte in mano quando Snorlax è in posizione attiva e andiamo avanti a farci mettere KO gli Snorlax fino a quando siamo pronti. Di solito usiamo 2 o anche 3 Snorlax a partita, a volte pure 4. Altro Pokémon importantissimo naturalmente è Manaphy, non vogliamo farci mettere KO Kirlia contemporaneamente da Greninja o anche da altri Pokémon. Zarina Lucente, che è una carta che sembrava scarsa, in realtà in questo mazzo può essere forte, perché Zarina fa togliere 20 danni ogni turno a ciascuno dei tuoi Pokémon, quindi quando magari Mewtwo subisce 220 danni, 200 li togliamo con l'attacco e 20 con Zarina. Questa cosa è molto forte contro lo Sbox, per esempio, che sparpaglia i danni. Allora, qual è l'idea? Noi assegniamo l'energia difesa V a Mewtwo, con cui subiamo 30 danni in meno, quindi Mewtwo anziché 310 punti salute è come se ne avesse 340. Carichiamo l'energia psico. Il nostro loop si basa su utilizzare Selina e blocco amici. Selina ti fa lanciare 2 volte una moneta, però ogni volta che fai testa prendi una carta dagli scarti e la metti in cima al mazzo. Noi tendenzialmente riprendiamo un blocco amici per rimischiare Selina e poi la carta che ci serve. Quindi andiamo avanti così per tutta la partita, fino a quando il nostro avversario finisce la carta del suo mazzo. Giochiamo Nia per andare a recuperare le parti di Mewtwo V-Union che ci sono nei premi, ma anche altre carte importanti come per esempio la seconda Selina o il secondo blocco amici. Una fiammetta è fortissima contro Mew, ma contro tutti quei mazzi che giocano energie speciali, tipo Lugia, quindi davvero molto forte, e fa scartare anche le carte stadio. Un Bruno perché ogni tanto hai veramente bisogno di pescare tante carte, quindi avere Bruno ti permette di vedere 7 carte dopo un KO ed è molto forte. Abbiamo poi anche un Ventaglio delle Onde per togliere un'altra energia speciale da poco del nostro avversario. Tenete conto che tutte queste carte in monocopia noi possiamo recuperarle con Selina e riutilizzarle ogni turno, perché noi a fine partita abbiamo solamente 2 carte nel mazzo e andiamo avanti a ripescarle ogni turno. Una Trombetta di Hiel, stesso discorso, noi confondiamo il Pokémon attivo del nostro avversario, ogni tanto il nostro avversario, cioè uscirà Croce con attacca e si infligge 30 danni, in quel turno noi anziché curarci possiamo attaccare, quindi è una carta veramente molto forte. Scarpe da Trekking per pescare, Velox Ball, Ultra Ball, Level Ball,
cristallo di bruma per prendere i nostri Pokémon. Scusate, un buon mal di gola, come vi dicevo. E una caramella rara in monocopia apposta per Gengar. E vabbè, chiaramente i retini di recupero che sono importantissimi. Ragazzi, questo mazzo qua, come avrete visto, non è un mazzo semplice da giocare. Io sono sicuro che se riguardassi la partita di prima mi accorgerei di qualche errorino che ho fatto qua e là. È un mazzo che ha i suoi punti deboli. Purtroppo ne abbiamo beccato uno proprio in questo caso, perché comunque non molti giocano Drapion in questo modo. Ma è un mazzo che è studiato per un metagame specifico, quindi magari tra poco tempo questo mazzo qua non sarà più forte come adesso, ma in questo momento è molto molto forte. E devo dire che è anche molto divertente da giocare, quindi io ve lo consiglio tanto, fatemi sapere cosa ne pensate, e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!